Allora, ciao a tutti e benvenuti nel nostro nuovo video. Oggi siamo in un supermercato in Croazia, precisamente a Krk, e il super si chiama Konzum Market. Konzum. E facciamo vedere che cose strane hanno qua. Ma che carini! Una linea di fruttina secca super carina. Tra l'altro hanno dei pacchettoni giganti di uvetta. E questo è il bicocche col sorriso. 10,49, non è mai arrivato questo 30. Macadamia, beh, macadamia per forza. Questi del Brasile. Gli hanno messo i cappelli. Guarda i pinoli. Cos'è? Erano un sacco di caffellati questi qua, tubo freddi. Double Zero, High Protein, addirittura c'è quello della Parmalat. E poi è un sacco di bevandine al cocco, al latte, al macchiato, tutte queste qua fredde. Questo cos'è? Caffè latte Nicaragua, cappuccino freddo. Allora, questi sono 1,10€, 1,20€. E hanno un sacco di panne. Panne proprio zo de panna, cioè tappo, versa e gusto. Qui la panna va. Sì, panna, non so cosa la usano. Sì, panna. Il latte al cioccolato. Latte al cioccolato. Queste qua invece sono tutte bevandine proteiche che nessuno compra, invece noi oggi ne proviamo una. 50 grammi di proteine su un barattolo. Cristo! Sì, su mezzo litro, 50 grammi di proteine, il latte e il cocco proteico. Poi c'è il biscotto e c'è cioccolato e arachidi, credo, sì. Aveva roba da super palestrato. Ma cosa prendiamo? Cocco biscotto. Poi quegli arachidi. No, non mi piace. Cocco biscotto, cocco biscotto, cocco biscotto. Biscotto? Biscotto. Quanto costa? Costa... 12, sopra o col sotto? 12,49. 12 sono quasi 2 euro. Quasi 2 euro. È nostro. Latte al cioccolato bianco. Questo non è proteico, questo è 2 grammi proteina! Super zucchero! Super! Va bene. Oh, abbiamo anche dei fusilli al pesto qua, pronti da gustare. Questo è quello qua. Cos'è qui? Cosa sono questi? Questi sono i budini proteici simili a quelli del Lidl, ma questo è buonissimo, è cocco mandorla. Vaniglia, che abbiamo mangiato stamattina. E c'è anche cioccolato. Non so che roba protein qua, insomma. E questi qua che non ho capito bene se sono yogurt, Acting Zone, o se sono tipo Skyr, anche questi super proteici, 12 grammi di proteine, un sacco di shake già fatti. Oh, qua una bella porcata, un bel dessert a fette a 2 euro e passa la paura. Del 3 chic? Boh, sono yogurt dessert, credo, pieni di boh. E qui roba di sotto? Stile Kinder, abbiamo i Kinder classici e una roba sua qua. King. Il King c'è anche da noi, è il Pera, ma non è il Kinder King. Il Cherry non c'è. Il Pingui Cherry. Una ricotta. Oh. Era qui il regno della maionese in versa e gusto. Dei tubetti, che voglio dire. Sì, è la fiera della maionese. Senti quando prendi le patatine che dicono vuoi una busta di maionese? Ecco. Grossa. Grossa. Però questa è light. Questa gli ho data più di
la maionese di avocado. Ma è wow, planted based, molto bene. Tartare, salsa tartare, maionese con cetriolini, con zenzero, con zenzero, uovo e altra roba. Siamo a 2,50 euro circa. Però questo è interessante, questa è carina, molto molto interessante veramente. Lasagna, tira tira fuori, cos'è? Signori intenditori, lasagne bolognese, lasagne un chilo, chilo di lasagnone. E passa la paura, sono anche dei ravioli vergani e delle baguette all'aglio crack. Madonna mia. Hai qua una caratteristica di questi supermercati qua in Croazia, sono tutti questi poli. Qua non hanno gli affettati come intendiamo noi, il crudo, quelle cose. Qui hanno un sacco di insaccati, questi qui strani. Questo è il più famoso, che è di pollo. E c'è anche con il peperoncino, quei peperoni che qui non c'è. Che però c'è anche il woody, che in Italia non c'è sta roba. Il woody pop, lo tagli un po'. Righetti, fichi nel pane. Visto? C'è neanche uno rosa. Ci sono delle cose che penso sia ciccioli, tipo ciccioli. Però che anche il booster di salvataggio, aspetta, il salvataggio, no. Che stai affogando in mare e metti un booster neanche da trasporto, vedo? Da borsetta, da borsetta, esci. Spero posso fare un applauso, nel senso che hanno dei latti vegetali che in Italia sono tipo, ma l'altro agli anacardi, quando mai lo voglio? Un miliardo di euro lo prendo, 28 però 3 euro e qualcosa. Riso cocco mandorle, cocco e mandorle insieme, riso cocco, sapore traditional di questo c'è in Italia. Ecco i lattini dell'altro, piccinitti, mai visti? C'era anche il cocco già sparito. No, questo lo devo provare. Oh, l'altro è la vaniglia. Qui abbiamo la fiera del pane. Pane con mano e delle brioche. Dolci. Torta al cioccolato, torte. Lo stai provando? Era proprio armadio. L'armadio del pane, se te lo prendi così alla buona. Questo qui con i semi di girasole, però non so il prezzo. No, no, è... Ma non puoi prenderli insieme, sai? No? No. Questo con i semi di finocchio. Qua prendi... Più capire come cosa? A mano. Prenderanno in tasca? Sì. Ok, ti tizzeranno dentro? Chi lo sa? Allora, per chi è amante del cappuccino con l'istantaneo che noi sopportiamo in montagna, qua c'è il paradiso del Nescafè, da noi non ci sono queste cose. Vieni qua, parla. Allora, c'è quello gusto Irish, che penso sia tipo Irish Coffee, poi mandorla, toffee, pralina, decaffeinato, vaniglia, double chocolate mocha. E quelli freddi, caramello salato, original, questi non so neanche cosa siano. Come mai dalle nostre parti non ci sono? Non lo so, una cosa tedesca, cioè il cappuccino al macaron al lampone, che cazzo è? Il bananacino! Questo bananacino! Questo l'ho comprato! Il bananacino! Vaniglia, nougat, e poi mille altri, cioè aiuto! Amore, aiuto! Ma non riesco a aprire Nescafè, li compro tutti allora! Allora, questi qua sono 2 euro e qualcosa, 14 e 2 euro, siamo a 15. Prendo questo? Prendilo!
O prendo l'Iris. Tutti e due? Iris Macaron. Boh. Dopo fai un mix. E questo cos'è? Ah, è quello non zuccherato, ma quello c'è anche in Italia. Cioè. Quello è il mix che l'ho bevuto stamattina, sconsigliato. Latte Nesquik, orribile. Poi qua abbiamo la fiera del caffè istantaneo e dei caffè normali, costano quasi il doppio qua rispetto che in Italia. Poi una parete di soia Nutella, soia Nutella, c'è anche del pan di stelle e del Milka. E qua hanno questa marca qua di roba di cioccolata, Lino, fanno anche i gelati e il Nutellone versione quintale. Vedete Lino Lada Gold, e ce ne sono un milione di tipi diversi. Sì, diciamo che qua va di moda il caffè, cioè, istantaneo espresso. Anche siamo andati a mangiare fuori ieri sera, abbiamo chiesto il caffè e hanno detto caffè. No caffè, vi diamo della grappa. Noi abbiamo detto di sì, quindi buona la grappa. E l'assurdità, amore. Allora, poi qui per i cereali hanno un po' di problemi con le quantità. Un chilo. Cioè, solo chilo. Ma in casa? Mettitelo da. Come lo metti in casa? È un bimbo. Un chilo. Praticamente è come comprare da Forum. Tutta roba da chilo. Poi qui abbiamo tutte le cose di Vegeta, manca Goku qui vicino, ma le troveremo. Allora, super caratteristico di questi supermercati sono questi patè. Dei gusti, diciamo, animali tritati, ecco. Vai, tipo? Tipo, di solito sono di pollo. Questo sembra un pollo. Guardate il disegno. È un pollo con asparagi. Però diciamo che se c'è il disegno del pollo. E questa. La pileca. Meso. Oppure la podrafica, che si trova anche un po' in Italia perché fanno le zuppe istantanee. Che sono queste? Guarda questi qua, con non si sa bene cosa ci sia dentro. Sono i disegni, ma sono tutti uguali. Qui c'è forse un po' di pomodoro anche, qui c'è il simbolo del pollo, sempre pollo. Questi patè qua. Oppure c'è tipo un maiale. Tipo un prosciuttino, che è una bella sverla perché. Una mano. Con sopra l'uva, insomma, boh. L'uva. Oppure le zuppe. Le zuppe, abbiamo visto queste qua. Tasse di zuppa della Knorr. Sono da escursione, no? Non è male. A capo soup. Inverno con la neve. Tassettina di zuppa. Zuppa sciore. Mushroom soup. Qui crostini anche. Prendiamo? Prendiamo. Prendiamo. Qua sui bibite c'è la coca lemon, no sugar, che non avevo mai visto. E qua siamo in zona patatina. Pringles di tutti i tipi. E sempre stesse cose. Poi immancabili. Invece mancano. Dove sono quelli con la bagigia? Sono legno alto. Ah, le abbiamo appena passate. Solite patatine con la bagigia. Ah sì, giusto per gli europei, hanno fatto un fabbrica è normale. Super kit per la partita. Ah sì, un sacco di patatine sponsorizzate per gli europei. Buone. Andiamo nella Mart. Schifezze per la Mart. Noi mangiamo una serie di gelati con poche calorie e pochi zuccheri, che è una figata, si chiamano Wild Life, in Italia non ci sono, però non se li regalano. Cosa c'è qua? Cioccolata, malina e lampone e brownie. Bella, oh, leggo.
portarlo per largo, come pare. Furbo? Sì, non capisco bene i valori, amore. E naturalmente qua sta portando il pellet per la larghezza, che è molto comodo da trasportare. Si chiama pallet, no? Pallet. Queste cose qua non sappiamo cosa sono, ma ne abbiamo preso già uno. C'è un pipaio che tu giri e cadono tipo delle vitamine, tipo roba da farmacia. Boh, in spiaggia sono tutti fissati questi ciuccioni qua, ne ho preso uno. E ci sono anche le cicche. Le polverine. Insomma, boh. Sì, anche qua anche i succhi e quantità è... Sì, ma guarda che bottiglia ergonomica. È quasi da fare. Ma il brasso! No, quant'è un litro e sette? Un litro e sette. Prendi il cestino. E dopo qua le marche di birra. C'è qua il Carlo Vacco, che non è il Cracco, ma è Carlo Vacco. L'Asco non mi piace tanto. Ma per la panna invece è buona. Cose le c'è anche in Italia. Cose. Dark, buona. Questa è buona, ma c'è anche da noi. Poi una roba caratteristica qui che non vedo dov'è. Ah, sono là i bottiglioni. Un attimo che arrivo. Ta 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 ta. Eccoli qua. Ci sono i bottiglioni di plastica da 2 litri. E qua la birra numero 1 Ozuisco. Super consigliata. E c'è sempre la versione, oh, questo qua, ci sono i cordiali di questo qua, è un amaro delle erbe che ti offrono anche qua nei ristoranti ogni tanto. Ma soprattutto bevanda all'acanna di cannabis. Aspetta, di qua, bevanda alla cannabis. Best energy drink. Ma energy drink hanno dei problemi? Cos'è MTV Energy Drink? Eccia se le MTV. Boh. Sì, le Monster di tutti i tipi. Che bella! Red Bull. Bellissima. Sì. Allora, qua nel reparto con tutta questa marca qua, che c'è tutte queste robe vitaminiche, che veramente qua vanno matti per queste robe. Abbiamo anche i Bolero. Guardate qua. Il prezzo è sui 80 centesimi circa, 80-85 all'uno. 13 litri di vitamine qua. Boss. Ne prendiamo 2? Ecco. E anche i Bolero arrivano a casa. Allora, l'altra roba tipica è questa salsina qua, Ajvar. Te la portano ovunque, c'è la carne grigliata, c'è sempre, in parte la cipolla crudo. Ed è una salsa di peperoni qua, famosissima, super tipica. Ne prendiamo una? Yes. C'è una piccola. Senape. Sì. Senape gigante. Piccola? La versione piccola è da 1 chilo. Ah, dai, c'è anche da 3,50, però non c'è il prezzo. Bisogna andare in reparto, come chiesterò. Abbiamo trovato il reparto. Allora, dove c'è quella piccante, che credo sia questa rossa. Sono uguali. Ah, no. Blagi Liuti. Adesso cerchiamo di tradurle. Sì, 10,99 sono 1,20€, 1,30€. Sì, ma puoi tradurre? Sì, sì, 1,50€ diciamo. 1,50€. Allora qua nel reparto del palestrato ci sono le bottiglie da succone. Da super! Da super! E da Wonder Woman. Ci sono anche un sacco di snackini proteici carini. Tipo questa. Questa 7,99€, me la prendo. 1€. Sì, sono piccole però. E poi i bussolottoni. E anche tutte le creme, burri, creme proteiche, marmellate zero, serie di roba.
Sì. Ah, c'è il My Protein! Ma dai! Ma dai! C'è il Beckett Cookie di My Protein! Assurdo! Questi zero qua, sus! Ble. Allora, in Italia ci sono i cordiali, che sono i liquorini. Qua ci sono tutte versioni abbastanza big e ce ne sono miliardi. Ah, Stock 84, Jäger, cioè, una sberla. E costano 1,50 euro. 1,50 euro, 2. Non male. Ah, sì, e c'è sta roba qua, sempre della Ferrero, una versione non Nutella ma Hanuta per 2 e costa meno di 1 euro. La prendiamo. Ma ora fuori qui vanno fuori da se sono fille chicche. Fille chicche con le vitamine. Cioè, vanno fuori in testa. Ovunque. Insomma, abbiamo fatto la nostra spesa, abbiamo speso 200 cune, quindi 30 euro di porcate. E vabbè, un po' di souvenir gastronomici. Esatto, sì. Abbiamo preso anche cose serie, del miele, delle tisane. Mamma mia. Sì. Va benissimo. Ciao a tutti e al prossimo video.